Sinartusi.it, ho partecipato oggi alla prima giornata di Campolale Day 2021. L'anno scorso l'edizione non si è fatta a causa della pandemia, quest'anno siamo alla settima edizione e siamo ripartiti alla grande con un press tour, ma soprattutto con Luigi Salvo e questa sua degustazione di vini che è stato un po' un divertissement. Mi spieghi perché? Ma a Camporale Day ogni anno ci inventiamo qualcosa di particolare. Quest'anno, come ha detto Alessandro, abbiamo pensato di fare un focus sui vitigni che vanno per la maggiore nel comprensorio di Camporreale, quindi i nostri autoctono, ma anche qualche allottono, alla cieca, cioè prima chiacchierando sulle caratteristiche varietali di ogni vitigno e poi assaggiando i blendati in maniera tale da poterne scoprire le caratteristiche sensoriali uno per uno e poi alla fine svelare non solo il vitigno ma anche il Tu produttore. sei divertito molto? Quali erano Ma non questi soltanto vitigni? io, credo che tutti Sì, i è vero, colleghi è della vero. stampa, i sommelier, È comunque il pubblico si è vero. molto divertito. Abbiamo assaggiato i vitigni nostri, il Canicante, il Grillo, l'Insolia, il Caricante, ma anche lo Chardonnay, il Sauvignon Blanc e il Fiano, che è un vitigno sicuramente che esprime nel territorio campano grande qualità, ma che anche in Sicilia dà delle ottime interpretazioni. Ed erano tutti della zona o vicignori? No, proprio della zona di Camporeale o proprio limitrofa, comunque tutte Esatto. aziende che espongono al Camporeale Day. Esatto, perfetto. Grazie Luigi, è stato molto divertente come abbiamo già sottolineato Certo. e alla prossima mi sembra che ce ne sia un'altra Ce n'è dopo. un'altra molto interessante che riguarderà i Syrah, sempre di Camporeale, pensate un po' con quelli dell'Australia. Ci andiamo a preparare, interessantissima, Andiamo, grazie. andiamo. Cucinartusi.it, sono di nuovo con Luigi Salvo, abbiamo appena terminato il secondo incontro, degustazione di oggi, e però qua c'è stato un bello scontro, uno scontro quasi epico. Sì, un grande scontro, perché ogni anno al Camporeale Day confrontiamo le produzioni territoriali di Syrah, questo vitigno straordinario di grande appeal, con vari territori del mondo. E dopo Cortona, la terra elettiva del Syrah in Italia, e l'anno dopo la Valle del Rodano, la Grande Francia, quest'anno siamo andati in Australia. Nel Nuovo Mondo abbiamo assaggiato quattro vini del territorio di Camporeale e quattro vini australiani, buonissimi, uno più buono dell'altro, ma i nostri vini siciliani hanno fatto una gran bella figura rivaleggiando e aprendo enormi discussioni sulla qualità della piacevolezza dei vini e direi che siamo abbastanza soddisfatti della performance dei siciliani, Ma secondo assolutamente. te questa escalation così veloce che c'è stata dei vini australiani, a cosa è dovuta? È dovuta al mercato che si è aperto in maniera repentina negli Stati Uniti, agli enologi che si sono formati negli Stati Uniti, che hanno imparato l'utilizzo del legno e hanno trovato nel Syrah un'uva di grande piacevolezza e di grande appeal. Quindi la grande produzione, oggi 40.000 ettari in Australia di Syrah, contro i nostri 5.000, però anche i nostri Syrah, soprattutto di questo comprensorio, hanno mostrato grande eleganza contro la grande massa, la forza muscolare del frutto e del legno degli australiani. Quindi due territori diversi di espressione del Syrah, entrambi molto piacevoli, che hanno entusiasmato il pubblico di Camporeale. Un pregio dei nostri Syrah è un pregio dei Syrah australiani? Speriamo che loro non lo sentano. I nostri vengono soprattutto dalla vigna, i loro vengono un po' più dalla cantina e dalle barrique. Grazie, grazie Prego, Luigi, sei stato gentilissimo. ciao, Speriamo grazie. di vederci presto nei prossimi laboratori. Grazie. Assolutamente, ciao. Cucinartusi.it sono con la conduttrice di questa degustazione che è Maria Antonietta Pioppo, giornalista enogastronomica, e che si è ritrovata fra le mani la Doc Monreale. È giusto, dico, so che tu Assolutamente, sei buongiorno a tutti intanto. che tu hai seguito Sì. abbastanza bene, e quindi ti farò due domande in questo caso. Questa degustazione
queste aziende, due parole sulle aziende che hanno partecipato a questa degustazione e poi un tuo parere su questa nuova DOC Monreale. Sì, allora le aziende abbiamo avuto 8 aziende, hai visto anche tu stesso già hai fatto una foto all'etichetta, abbiamo iniziato con il Murriali di Baio di Pianetto, poi abbiamo degustato il Cataratto di Porta del Vento, poi abbiamo degustato il Cataratto di Alessandro di Camporale Vigna di Mandranova. È un'interrogazione? No, 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 no. vabbè, non E poi citiamoli tutti, magari, Iato, no, le ormai aziende. Iato di Lisciandrello, azienda Lisciandrello, sempre Cataratto, e poi abbiamo iniziato a degustare i rossi, quindi dal Syrah di Principe di Corleone, poi abbiamo degustato il Casealte, il Syrah di Casealte, poi la La Monaca. Monaca di Salière de la Tour e per finire il Perricone di Feudo di Sisa. Quindi chiaramente la panoramica sulla DOC Monreale con le tipologie che adesso, appunto parlando di nuova DOC Monreale, saranno ammesse, che sono per quanto riguarda le varietà Bacca Bianca e Linzolia, il Cataratto, e mentre per quanto riguarda le varietà Bacca Nera, il Syrah e il Perricone. Quindi abbiamo un internazionale che comunque ormai da Ormai, anni qui infatti. diciamo è figlio nostro, perché in questo territorio poi il Syrah, devo dire, poi emerge in tutta la sua bellezza, in tutte quelle che sono le caratteristiche proprio della tipologia, dalla speziatura a queste note di frutti rossi molto marcati, ma soprattutto poi questa freschezza che viene fuori, che è tipica di questo territorio, il territorio Maria della Antonietta, e tu cosa ne DOC pensi di questa nuova nuovo consorzio, nuova DOC Monreale. Monreale. Penso che ci sia, diciamo, un obiettivo comune a tutti i produttori. Intanto il fatto che siano pochi produttori, secondo me, può essere un valore aggiunto, perché Concordo sicuramente c'è tanto pienamente. confronto e sicuramente gli obiettivi poi sono condivisi veramente da tutti e si vede dal fatto che comunque c'è un filo conduttore poi a livello Esatto. gustativo, e l'abbiamo visto oggi in questa degustazione. E tra l'altro devo dire, rispetto ai bianchi, secondo me grande potenzialità di crescere proprio in termini di vino, ma crescere per rappresentare ancora una volta un territorio che sarà appunto quello della DOC Certo, poi gli Monreale. altri avranno tempo per accodarsi, tra Esattamente, virgolette, esattamente, se però non si secondo me è parte. un ottimo punto di partenza, e se l'obiettivo comune resta quello di comunicare questo territorio, secondo me fra qualche anno avremo grandi, grandissime Risultati. soddisfazioni, Bene, assolutamente. quindi solo quattro vitigni, ma quattro vitigni che sono molto Esatto. rappresentativi della DOC Monreale e quindi non ci resta che aspettare il prossimo Camporeale Day con la Assolutamente. prossima E anche degustazione. magari qualche bella verticale. Oggi abbiamo fatto delle mini verticali perché abbiamo visto anche il Cataratto nelle diverse annate, nelle diverse anche lavorazioni delle aziende, esempio quello di Marco Sferlazzo che non fa chiarifiche, Porta del Vento, Infatti. oppure altri. Abbiamo visto la bellezza della diversità tra una 2019 e una 2020, dove Esatto. appunto così nella degustazione alla cieca, senza sapere l'annata, noi magari non riusciamo a percepire qual è il più giovane e qual è invece quello più datato. Sì, sì, Quindi sì. Sul questo, diciamo, ci fa ben sperare per il futuro. futuro. Bene, Grazie Maria Antonietta, ti ringrazio. a te, Maurizio. E quindi arrivato a questo punto, per cucinartusi.it io ho finito qui. Cin cin. Grazie. Allora, per cucinartusi.it abbiamo terminato adesso una bellissima degustazione condotta da Maria Antonietta Pioppo e adesso sono con Mario Di Lorenzo, presidente del consorzio DOC Monreale e anch'esso produttore di vino con feudo di Sisa. Questa degustazione è stata incentrata sulla nuova DOC Monreale. Che vuol dire nuova? Nuova DOC Monreale significa che noi nel consorzio della DOC Monreale, un consorzio dove ci sono oggi una decina di produttori, abbiamo cercato di capire cosa potesse veramente identificare il nostro territorio. Perché il territorio della DOC Monreale è un territorio molto vasto, comprende il territorio di ben 7 comuni. Ovviamente tutti nella provincia di Palermo, quindi un territorio molto vasto in cui nel vecchio disciplinare erano previste credo almeno 14-15 diverse varietà di vitigni fra gli autoctoni e anche gli internazionali. Vitigni che in alcuni casi non erano nemmeno più presenti nel nostro territorio. Quindi serviva sicuramente un
un rinnovamento del territorio, più che altro per essere più credibili. Nuove disciplinari, nuove varietà. Nuove varietà, o meglio, abbiamo ridotto le varietà dalle 15 che c'erano a 4, io dico 4 più 1, nel senso che abbiamo ridotto per le varietà bacca bianca all'insolia e il cataratto, per quanto riguarda le varietà bacca rossa abbiamo ridotto al perricone, eventualmente in blend col nero d'Avola, e al Syrah, che è l'unico dei vitigni internazionali, ma che ha un significato, perché qua in questo territorio il Syrah sicuramente ha trovato un'identità territoriale molto forte. L'Occhio Morale è sempre un po' bistrattata, messa da parte, poco frequentata, tra virgolette, poco accettata nel territorio, dalle stesse cantine. Sì. Tant'è vero che mi ricordo nel 2014 intitolai, dove hai partecipato anche tu, quella famosa manifestazione Mossa Mercato appunto a Morreale, a Villa Savoia, la chiamai proprio Morreale Doc, al contrario ovviamente, per rimarcare sia il nome della Doc Morreale e sia la provenienza degli espositori che c'erano in questa manifestazione. Tu eri presente da poco, sì, mi ricordo, sì. Però non credi che ci voglia anche un po' di promozione? Assolutamente sì. Oggi non basta, ma anche per le nostre singole aziende, non basta fare i vini buoni per venderli, ma bisogna comunicarli, bisogna farli conoscere. E in tal senso noi negli ultimi anni, ripeto, nel consorzio abbiamo parlato tanto di questo nuovo disciplinare fra di noi, e oggi il passo successivo è quello proprio che riguarda la comunicazione e fare capire e fare conoscere i nostri vini. E in tal senso abbiamo messo già in atto alcune attività promozionali che sono quelle che dovremo mettere in campo da qui ai prossimi mesi. Perfetto Mario, prossimi quindi mesi. Primo step coinvolgere i produttori, secondo step coinvolgere i consumatori. Certo. Possiamo condensare così? Assolutamente sì, perché dico, è chiaro che il consumatore per noi è molto importante, perché è ovvio che dobbiamo fare conoscere la Doc Monreale al consumatore e a chi consuma il nostro vino. Ma è anche vero che una DOC in cui ci sono soltanto 10 aziende, io dico che è poco più di una famiglia, dovremmo cercare di allargarla, anche perché nel nostro territorio abbiamo un potenziale di aziende, enorme, di produttori, certo, di cantine che sono molto importanti. È chiaro che più siamo, più crediamo in questo progetto, più forti diventiamo e più credibili siamo con questo nuovo disciplinare che identifica maggiormente il nostro territorio. Però io ho sentito un po' il tuo intervento, il territorio sulla bottiglia mi sta benissimo, i francesi lo hanno fatto tantissimi anni fa e hanno vinto, però noi abbiamo di contro qualche vitigno non autoctono, ma tanti autoctoni. Non ce li scordiamo. Io sono del parere che bisogna comunque sempre citarli sulle bottiglie, perché fanno parte di quel territorio. Assolutamente. Io dico che il cataratto in blend con l'insolia in questo territorio ha fatto la storia. È chiaro che ha fatto la storia. Il vino che si faceva 100 anni fa in questo territorio era sicuramente diverso dal vino che produciamo oggi, ma è un vino che rispecchia anche le richieste del consumatore, rispecchia le richieste di quello che è un mercato moderno, e secondo me risponde alla grande. Il cataratto è un vitigno che ha un potenziale enorme e che soprattutto invecchia molto bene. Tu parli dei francesi, noi siamo abituati qui in Sicilia a bere il cataratto, in generale i vini bianchi, di annata. Sì. Ma in realtà noi stiamo cominciando a fare delle verticali sul cataratto, e cataratto che hanno 4, 5, 6 anni cominciano a essere anche molto interessanti, anche perché ecco, non abbiamo una lunghissima storia, però nella nostra breve storia cataratti fatti in questa nuova visione moderna, è chiaro che hanno un invecchiamento in cui il vino migliora nel tempo, aumenta la complessità, aumenta la struttura di questo vino, e questo però è una nuova
maniera, io dico, di bere, ma è chiaro che dobbiamo anche in questo senso andare a fare un po' di lavoro. Lavoro sul consumatore finale. Nuova frontiera della nuova DOC Monreale. Assolutamente. Perfetto, grazie Mario, grazie a te. Mille. Grazie mille. E io posso anche dire, arrivato a questo punto, per cucinartusi.it io ho finito qui. Arrivederci. Artusi.it, questa è l'ultima giornata di Camporeale Day. Siamo arrivati a domenica, degustazioni, cooking show, è stata molto articolata la settima annata, perché voi la chiamate annata, sì. Giustamente come i raccolti. Come i raccolti e anche un po' come il vino, attenzione, esatto. Che sono, il vino è molto presente in questa manifestazione, esatto. E anche a Camporeale d'altronde. L'anno scorso non si è potuta fare a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Ci fai un bilancio, Benedetto, sì. Alessandro? Allora sì, in effetti l'anno scorso non l'abbiamo fatta e quest'anno ci tenevamo a riprendere un po' tutta la macchina organizzativa, perché la manifestazione è diventata pure impegnativa da quel punto di vista, ma ci tenevamo per riprendere anche le attività di promozione e valorizzazione di tutte le produzioni agroalimentari, enologiche, turistiche e artigianali del territorio, quindi per sostenere le nostre aziende. Noi in realtà quando abbiamo riproposto la manifestazione, data un po' la situazione attuale, non ci aspettavamo tutta questa risposta, ma devo dire che poi abbiamo in realtà confermato, e proprio in questi minuti che siamo ormai nel tardo pomeriggio abbiamo superato i numeri dell'edizione 2019, quando ancora questo virus non era c'era. Conosciuto. Quindi diciamo che è andata molto bene. Chi organizza questa manifestazione? Sì. Il lavoro che siete tutti giovani, tra l'altro io vi conosco, sì. Li citiamo? Sì, allora noi ovviamente siamo un'associazione turistica che è la Proloco. La manifestazione è stata fondata, creata da noi, ancora siamo noi l'organizzatore di questa manifestazione. È una manifestazione formata da circa 80 soci. Ad organizzare la manifestazione voglio citare assolutamente Vincenzo Rizzuto, che è una delle menti organizzative di questa manifestazione, insieme a me, ma anche a tutto il nostro direttivo. E poi come non citare anche Clara, che è stata il braccio destro nella parte direttiva, Clara Sacco, e tutti i ragazzi del servizio civile. E poi un grande aiuto ovviamente anche dal comune di Camporeale, che quest'anno, dopo tanti sacrifici per approvazioni di bilanci arretrati, è riuscita anche a contribuire con un patrocinio oneroso nella manifestazione. Quindi grazie anche a loro, a tutta la giunta e a tutti i dipendenti comunali. Perfetto, Benedetto, io ti ringrazio. Hai qualche anticipazione per l'anno prossimo o dobbiamo aspettare il 2022 per conoscerlo? Allora, in realtà dobbiamo ora riflettere tanto, perché siamo arrivati a dei numeri che noi non ci aspettavamo completamente. E la qualità cresce, anche quella, e non dobbiamo perdere di vista sempre la qualità. Quindi questo sicuramente, puntare ad iniziative qualità quali masterclass, cooking show, le visite alle cantine, il press tour, una giornata che organizziamo per i giornalisti, ma tante altre iniziative di qualità, senza togliere la possibilità anche al grande pubblico di usufruire
di questi servizi e di conoscere i nostri prodotti. Perfetto, Benedetto Alessandro, ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Io per cucinartusi.it ho finito qui. Grazie mille, grazie a voi.